Ciao a tutti amici di Every Eye e bentornati sulla nostra rubrica Happy Gamer. Io sono felice e scusate questo breve, diciamo, periodo di assenza, ma come avrete letto anche sul nostro sito, ero a fare il coverage degli All-Star di League of Legends di quest'anno, quindi ero a Parigi ed ero stra emozionato, quindi andate a leggere l'articolo, mi raccomando. Ma torniamo a noi. Siamo, come potete vedere, tornati su Lost Saga, questo MMO Brawl free to play che avevamo già provato in un episodio precedente circa 2 settimane fa. Siamo tornati qui perché voglio, diciamo, fare un episodio dedicato tutto alla modalità crociata, che era quella che mi era, diciamo, piaciuta un po' di più e che vi ho fatto vedere solo alla fine in maniera un po' frettolosa e che oltretutto ho dovuto, diciamo, troncare in netto perché il tempo stava andando ad oltranza. E quindi, che dire, proviamo. Se ricordate, una sorta di torre nella quale dobbiamo continuare a scalare i livelli uccidendo mostri. Qua c'è il nostro amico Mario H2. Non so quanti dobbiamo aspettare. Quante persone dobbiamo esattamente aspettare per poter startare, non lo so. Chi è Lost? Ah, ok. Pronti? Eccoci qua. Allora, partiamo credo dal primo piano, esatto. Abbiamo il nostro classico personaggio, anche... Scusate, possiamo scegliere il nostro, diciamo... che bella la... Cos'è, un mafioso questo? È abbastanza semplice, i primi livelli. Ero arrivato forse al secondo boss nello scorso gameplay, ma riniziamo. E questa volta facciamo 20 minuti dedicati a questa modalità. Carino il personaggio che ha, non so esattamente cosa sia. Come vedete, una volta uccisi tutti i mostri in ogni piano, si apre questo portale dimensionale, diciamo, che ci permette di... Il pirata dal soffio famigerato ritorna in vita. Ci permette appunto di avere livello. Adesso è diventato un... sa, un addetto da safari con una shotgun. Mentre noi continuiamo col nostro sfigato qua, è l'unico che abbiamo. Ok, no, gli oggetti. Vedete, i mostri lasciano degli item che non ho raccolto, quindi pazienza. Un pugile, la vita recisa sul ring, torna a combattere. Queste frasi melodrammatiche. Oppa. Vedete, c'è anche del tempo, diciamo. Penso che il tempo influisca forse sui bonus che otteniamo. Una volta scaduto il tempo perdiamo frecce infinite anche per gli scheletri. Per l'eternità! Va bene. E questo è abbastanza squiscioso. Pam! Skill. Inutile, ma... Paro! No! Muori! Muori! No, vabbè. Teniamo la nostra spada. Quinto piano. Mini boss, difensore non morto. Ok, speriamo che questo ci dia un po' più di... Se non altro è un po' più resistente. Ora ha un pirata di Assassin's Creed, il tizio. Mario H2 è pieno di... Noi siamo a livello 0, lui è livello 2, cioè livello 0. Cavolo, è Capitano America, Capitano Inghilterra questo. Sempre che sia la bandiera inglese quella, sì, sembrerebbe di sì. Muori! Muori! Ho provato a dargli una testata, ma... il mio Assassin's Creed lì non è che è venuto molto, vabbè. Sesto piano. Cos'è che c'è scritto lì? Shura ha pescato atomica cieca. Coloro che lanciarono non ho letto. Questa è una alabarda, questa è Xin Zhao. E riferimenti a League of Legends, ragazzi, sapete che nella mia mente vaga League of Legends dalla mattina alla sera. Oh, 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 è sparito. Oddio, quella era una skill del mio... Gli ha rubato la alabarda. Continua a cambiare champion, insomma personaggio, ad ogni... Coloro che morirono da ridere. Da ridere, coloro che morirono da ridere stanno tornando. Vuoi morire da ridere ogni tanto? Io spesso morire da ridere. Famose... No, se vuoi attaccare... Oh, che figo! Cos'è sto cavaliere nero che ha? Voglio anch'io, scioppone maledetto.
No, beh, magari non è uno scioppone, l'ha comprato con i, come si chiamano, i peso, sì, l'unità monetaria del... Le ossa radioattive tornano in vita. Cosa avrebbe in mano questo esattamente? Una pentola? Un sottobicchiere? Sotto una tazzina, un sotto tazzina da caffè? E uno ha urlato Pakistan. Guardate lì in basso, Savo Pakistan, urla Pakistan. Allora, nono piano. Arrenditi sotto la mia lama rugginosa dello spadone. Ha la faccia dello spadone. Quello che ha il mio amico lì è uno spadone. Un robo che ha lì è una spada normale, grossa quanto la mia. E anche se non me lo fai volare, muori. Ma non ci servono oggetti. E siamo OP. Non è vero, ma... Mini boss berserker non morto. Cioè, ha la... In testa... questa è una spadona. È una bella... Bastard World di Final Fantasy VII. Che se resti comunque squishy, Hai skill che è uguale agli attacchi normali. Oddio, c'ha storditi, c'ho dei tornadi che mi escono dalle orecchie. No sense. No, colpisci lui è più OP di me. Che ci sono delle... delle ombre. Ah no, è il mio amico che ha della roba oscura. LOL, l'abbiamo buttato giù. Torni su, grazie. No, una testata. No, è esaurito il tempo. Dai, oh, ce l'abbiamo fatta. C'è una pozza? Friend, la pozza? Magnatele tutte e tre, mi raccomando. Undicesimo piano. Tornano coloro che rimpatriarono d'Andromeda. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È tornato Assassin's Creed. Sta piazzando un cannone. Cannone che non sta facendo nulla. Che spara. Spara in posti dove non ci sono nemici. Mira! Mira qualcosa. Quando vuoi fare qualcosa, guarda, faccio tutto io. Vabbè, tranquillo. La pozione. Ah, mi ha ripristinato la vita comunque. Andiamo. Siamo al 12. Prova a fermarti e vedrai le fiamme dell'inferno. Cos'è uno sciamano? Mago di fuoco scheletro. Non ti daremo il tempo di... Hai super mega skill della morte non certa. Oh, non ti abbindolare a terra. Ok. Zompa! Zompa anche tu! 13° piano. Ma cambierà anche un po' l'ambientazione. Ancora sottufficiale, ma soldato fin nel profondo del cuore. Sarebbe un marine scheletro. Sì, ma siete tutti uguali, cioè non... Variate un po', aumentate, non lo so. Zompa! Ecco, magari... Trovassi qualcuno con cui giocare, magari in quattro, potrebbe essere il patto oscuro, fa risorgere gli scheletri. Un altro sciamaino. E tiro una testata. Ah no, questa era la destrezza, sorry. La testata è così. Ecco, fanno la testata. Completato. 15. Mini boss, medico non morto. Ma che bel siringone che c'ha questo. Sembra quel personaggio tuo alleato che hai nel primo... Come si chiama? Hyperdimensional Neptunia. Sapete, quel JRPG dove impersonate varie console. Adesso non mi ricordo il nome della tipa. Ma c'è una tipa vestita così con un siringone gigante. Praticamente usa quello per tutto il gioco. È un pelino più resistente, ma cadrà sotto le nostre poderosissime skill mie qua di Nightmare di Soul Calibur qui. Ui. Basta prendermi a siringate. Giusto, mi prende a siringate con la parte dietro caduto. Non con la parte, diciamo, appuntita, cioè quella col lago. Sì, magari se non me la fai volare.
Muori, devi morire. Oh, no, ancora no. Dai, ce la facciamo a dargli il colpo di grazia. No, oh, meglio tardi. No, la pozione! Volevo prenderla. Schifoso. Che me ne faccio, gente che scrive lì Amaterasu lì in basso. Torna in vita a coloro che morirono tenendo salda la pistola. Quello spara, io lo prendo a spadate. Funziona come tattica. Io tanco, che non è vero, non sono un tank. Però io vi faccio danno melee e lui fa le sue cose. Anche se ogni tanto gli tira qualche calcio. Roba inutile. Zompa! Diciassettesimo piano. Gli scheletri carbonizzati tornano. Ha capito, tornano tutti in vita. Però continuo a vederne sempre uno, magari due. Potrebbe rendere la cosa un po'. Poi informiamo tutti che in basso a sinistra il signor Zacca cerca Gilda Ita, mi raccomando. Sapevo neanche esistessero le gilde sullo saga, sinceramente. Cioè, avete capito che questo gioco non è che mi piaccia moltissimo. Però, insomma, questa modalità sinceramente ha degli aspetti positivi da, rispetto a quella PvP che davvero non la sopporto. Però sono gusti. La fede è tradimento, nella morte i morti vivono. Va bene. Questo è un vichingo. Ta-na-na, ta-na-na-na-na, la musica sotto. Sì, sarai pure un vichingo, ma fai schifo esattamente come gli altri. Muori. Intanto è tornato lì Safari Man. 19, siamo quasi al 20esimo. Vediamo dove riusciamo ad arrivare in 20 minuti di episodio. So che magari può sembrare un po' noioso, ma fidatevi che il resto del gioco è ancora peggio. Quindi in certo senso ringraziatemi di questa scelta. Questo è un mago di ghiaccio, ma sono tutti uguali. Potremmo diversificare un po' qua la faccenda, Non mi offendevo. Il guardiano del 20° piano, il mietitore scheletro. Questo almeno un po' di fantasia. Qua c'è Karthus, sempre da League of Legends. Ho cannato la skill da League of Legends. Ciao, panna testata! Stordito. Destrezza! Vai, Karthus. E non so che stimo, se hanno un osso che di puccioso, che non do... No! Beh, come nemici fa tornare... esatto, se tipo uccideva me, avesse ucciso me, invece i nemici continuavano ad avere la possibilità di tornare su dopo essere caduti. Ti giuro che mi arrabbiavo comunque. Ho buttato giù il my friend. Cambiato, è tornato Xin Zhao. Dai, tristo mietitore qua. Non avrà vita lunga, mi sa ancora. Ecco che cade. Almeno ha avuto la decenza di farmelo respawnare qua. Dai, dai, che finisce lo tempo. Diventa che brandire una spada e indossare un'armatura ti rendono cavaliere senza abilità. D'ora in poi devi esercitarti a diventare più forte. Yeah, sono livellato. Sono salito a livello 1. Ho guadagnato un po' di roba. Quanto tempo abbiamo, ragazzi? 5 minuti, ok, quindi non abbiamo tempo per farne un'altra. Potremmo fare una PvP, che le detesto, però insomma per completezza. Allora, dobbiamo andare qui in partita rapida e scegliere. Questa era la modalità crociata. Poi abbiamo foresta profonda. Ah, acchiappa i mostri nella foresta, diventa un campione. Etica poi gli sfidanti, con deathmatch a squadre. E facciamo un deathmatch tutti contro tutti, dai, così... Giusto conclusivo, ci state. Anche se succherò come se non ci fosse un domani.
cercando una stanza con un'immensa difficoltà, noto. Dai, la puoi trovare una stanza. Nessuna stanza. Possibile. Non trovi una stanza per fare un deathmatch. È un deathmatch a squadra. Dai, basta. Sono trovato subito. Sempre stessa mappa, una fantasia. Vediamo qua. Ah, ma siamo a livello 2 con questo. Sì, sì, va bene. Oddio, stavo spostando il mouse, sono caduto. La modalità per me è troppo confusionaria, cioè non riesco a... C'è un modo per riprendersi, tra virgolette, rapidamente dalle cadute, insomma, da... Oddio. Rialzati! Continuo semplicemente a stare a terra. Forse questo riusciamo a ucciderlo. Uccide noi lui. Uccide lui noi. Siamo riusciti a parare. Non ho vita. Via, via, via. No! Perché? Mi sono messo KO da solo cadendo. Perché? Almeno sono riuscito a fare una kill, forse, se l'ho fatta io, presumo di sì, credo, spero. Ma c'è un re qua. Perché hanno tutti i champion OP qua, mentre io sono solo sto barbone? Chi è? Ho visto Cloud Strife di sempre Final Fantasy. Io la trovo dementissima questa modalità, però cioè, l'altra volta nello scorso video alcuni mi hanno mazziato sotto perché dicevano questo gioco è strabello, che ha un miliardi di combo bellissime, skillshottissime. Quindi insomma, se vi piace giocate, cioè, non ho niente da dire assolutamente. Questa, sapete che i miei video non sono una recensione, le recensioni le faccio sul sito. Questi video qua sono dei gameplay, sono una rubrica dedicata a come vedo io i giochi e... per mostrarvi qualche feature. Dai, 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 combinate qualcosa, su, su. Dai, dai, usa destrezza. No, non fartelo scappare. Fate scappare Rasputin lì. Ho una testata che non la prende, ovviamente. È che c'è gente che sta... Gente che sta tirando le cuoia qua e per una volta non sono io. Specifico, per una volta non sono io, è meglio ribadirlo sempre. Almeno ci provo a parare. Questo ha poca vita. Vieni qua, schifoso. Ma c'è Aladino qua e 40 ladroni. Cioè, sto andando in una brutta zona, mi levo. Almeno in ogni gioco, ragazzi, vale sempre la regola. Se non siete buoni, giocate safe. In tutto, in League of Legends, in StarCraft. Beh, in StarCraft non lo so. StarCraft, se non rushate... Se non altro non andate a scoutare. Vabbè, perché sto parlando di StarCraft, avete capito. E che sti giorni sono in palla pure con StarCraft, quindi... Bellissimo gioco, eh. Perché le abilità non prendono mai? No! Caduto su. Sono caduto. Oh, c'è un mio sosia. Sosia mi confa. Perché hai cambiato armatura e io no? Ha cambiato direttamente personaggio. Molto più probabile. Questo c'è una trincea qua addirittura. Ho capito, è finito il tempo. Terminiamo la partita. Timer non mi... No? Che gentili, Plox.
Ah, c'è Zorro che... Sì, ma tutti, tutti addosso a me, oh, via, via. È troppo semplice scappare in sto gioco, cioè. Aia, mi stanno stuprando, via. Abbiamo vinto? Ma se, quando mai? Abbiamo perso, anche se non ho fatto completamente schifo, abbiamo perso. Vabbè. Il mio punteggio vederlo da qualche parte, impossibile, non si sa, non so ancora esattamente dove sia. Vabbè, siamo quasi a tre quarti del livello 2, quindi va bene, accetto e vado avanti. Ok, mi fai tornare nella sala d'attesa. Ok ragazzi, grazie per aver seguito questo video, iscrivetevi al canale, scusate ancora per il periodo d'assenza e come sempre se avete qualche domanda, qualche commento, qualche critica, qualche... Oh, sei labbo, ci sono un milione di combo, sto gioco è bellissimo! Qualsiasi altra cosa, scrivetelo nei commenti, cerco di rispondere a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Qui da Felice con la rubrica Happy Gamer è tutto, bye bye!